Do il benvenuto a Marco Innocenti, art director di Brivido e Sganascia, che ringrazio per essere qui alla decima edizione di Trailer Film Fest, ma anche per aver realizzato il visual di questa decima edizione. Io direi un applauso a Marco, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Questo è il titolo che ho dato a questo nostro incontro, no? E un po' ironicamente, come nasce un manifesto tra Photoshop e psicoanalisi, adesso andremo a vedere perché. Noi abbiamo un patrimonio di immagini ricchissimo e volontariamente e involontariamente l'abbiamo acquisito, lo conosciamo, l'abbiamo fatto nostro. E già nel Rinascimento, anche prima comunque, partiamo dal Rinascimento, abbiamo degli esempi di ritratti, di immagini così forti che inconsapevolmente, in qualche modo le imitiamo, no? Le abbiamo come prototipo e vediamo anche come ci sono delle similitudini incredibili, no? Cioè degli attori che, anche senza saperlo, però riproducono esattamente certe espressioni, che sono quindi molto molto cinematografiche. Guardate come Brigitte Bardot, per esempio, in un manifesto degli anni 60, ha quasi lo stesso atteggiamento del collo di un ragazzo, io dico fotografato da Caravaggio, perché Caravaggio faceva sostanzialmente delle fotografie. E quasi inconsapevolmente loro, come se avessero realizzato già dei manifesti cinematografici ante litteram, ci sono queste immagini che sono perfettamente cinematografiche, no? E quindi qua, diciamo, con un gioco di montaggi abbiamo scelto delle immagini dei classici proprio del nostro Rinascimento e guardate come possono funzionare proprio come manifesti. Quindi, come vedete, anche gli artisti del Rinascimento che erano specializzati in manifesti di cinema. Allora, il nostro lavoro è fatto sostanzialmente di tre aspetti. Photoshop, un buon 33%, la sensibilità al bello, cioè capire, quando noi dobbiamo produrre un'immagine, dobbiamo capire se piace, ma non se piace a noi. Deve piacere alla gente per strada, alla gente che deve andare al cinema. E il terzo aspetto, sinteticamente l'ho chiamato Freud, adesso poi andremo a vedere perché. Ecco, Photoshop è un lavoro vero e proprio, non è un programma di grafica, ci vorrebbe proprio la laurea. In che sei laureato tu? In Photoshop. 3 anni di studi di Photoshop. Se Raffaello avesse potuto giocare con Photoshop, questo ritratto della muta forse l'avrebbe trasformato in qualche modo, no? Probabilmente lui avrebbe dato un'aggiustata a questo ritratto per renderla magari più contemporanea, più una donna dei nostri giorni. La sensibilità al bello. Dobbiamo capire cosa può piacere a loro, cioè la gente che sta per strada, quindi voi dovete guardare, cioè chi vuole fare questo mestiere di comunicare con le immagini, deve guardare come si muovono le persone per strada, quali sono le mode, come si vestono, cosa guardano. Per quanto riguarda la terza parte del nostro lavoro, vi faccio degli esempi, no? Vi faccio sentire un esempio di cosa succede quando chiama un produttore, sottotitolo In cerca di gloria. Allora, ti chiamo perché so che sei il migliore, Marco. Il film è il più importante della mia carriera. Qui non possiamo sbagliare una sola virgola. Dobbiamo fare un capolavoro, anzi il capolavoro, Marco. C'è Coso che torna al cinema dopo 5 anni, c'è lei che è l'attrice più ricercata del momento, c'è la sceneggiatura che è fortissima, un direttore della fotografia americano che dà paura. Poi guarda, lo sai, il regista è un maniaco dei manifesti, quindi non potevo non pensare a te. E per questo tu adesso smetti di fare tutto quello che stai facendo e mi lavori a questo progetto notte e giorno. È tutto chiaro, Marco? Lo sai, i soldi sono un po' pochini, ma la gloria ti assicuro è tanta. A proposito di gloria, la mia nipotina che fa la seconda media e che è molto brava in disegno, ieri sera mi ha fatto uno schizzetto, un disegnino, una cosetta così al volo, che credo che sia molto interessante e potrebbe fare al caso nostro, quindi pensavo di mandartela per mail, così magari sopra ci metti un bel titolo rosso, grosso, come sai fare tu, e domattina siamo in stampa e magari domani sera già siamo pronti per l'affissione. Che ne dici? Aspetto in linea? Ecco, questo è un esempio ovviamente caricato, ma cose simili succedono, no? Che chiama il produttore e dice che deve fare un capolavoro, però poi c'è un disegno dell'amica, della nipote, e vi faccio sentire un'altra telefonata ipotetica di un direttore marketing.
Ciao Marco, allora come ti dicevo, abbiamo preso questo nuovo titolo. Capiscimi bene, è una commedia, non è un film d'autore. Sì, lo so che il cast è un po' teatrale, però ci sono due o tre situazioni veramente carine, si ride. Certo, devi far capire che dietro la macchina da presa c'è uno spessore tale che, insomma, non è solo per un pubblico maturo, ma anche per i più giovani che cercano quell'ora e mezza di spensieratezza. Me li dovresti far vedere tutti e sei, mi raccomando, un bel primo piano così li riconoscono bene e magari la ragazza me la metti al centro, ma anche la coprotagonista, mi raccomando, che non sai quante storie mi fa la sua gente. Poi quattro uomini alla pari, anzi facciamo uno davanti e uno dietro, belli, sorridenti, ma con quel retrogusto un po' amaro, un po' malinconico, quasi struggente. Sono consapevoli del loro tragico destino, mi spiego, no? Ma forte come un'uscita di Natale, un cinepanettone, ecco. Per le foto di scena chiama l'assistente dell'aiuto regista che ti dà la mail del produttore esecutivo. Tu gli chiedi il cellulare del fotografo, che sicuramente non potrà risponderti perché sta sul set. Magari gli chiedi l'amicizia su Facebook e lo tagli sulla foto che ora ti mando, così lui ti dà la password per l'area FTP. Tu ti registri e poi riempi il modulo per richiedere le foto. Se ti serve un'altra risoluzione però mi fai sapere, perché quella ce l'ha solo l'ufficio stampa che sta facendo il giro delle autorizzazioni, non sai che circo, Marco. Comunque va bene, domani mi mandi le prime 3-4 proposte, ma prima di pranzo mi raccomando, che poi nel pomeriggio il produttore fa un pisolino e le vuole vedere prima, altrimenti si stranisce e dice sempre che siamo in ritardo. Tutto chiaro? Questa è un'altra telefonata un po' caricata, però a volte succede che ti fanno un briefing completamente sconclusionato, per cui non sai se devi lavorare su un film drammatico d'autore o su un cinepanettone. E sentiamo un'ultima telefonata, quella curiosa, di quando un regista, che spesso è anche protagonista del film, per lui il manifesto è una questione di vita o di morte. Ciao Marco, tutto bene? Ho visto il manifesto, bello, bello. Certo che è approvato, approvatissimo. Solo una cosa, prima di mandarle in stampa ho visto che una piccola borsa sotto l'occhio destro. Sì, lo so che è la luce, però possiamo dargli una lisciatina. Dai, appena appena, una lisciatina. Sì, e poi il collo, hai visto dove mi giro? Non è che possiamo togliere quella pieghetta? Dai, è un attimo. Va bene. Poi senti, c'è anche un riflesso sui capelli che pare che sto brizzolato. Non lo possiamo scurire un pochino e magari infoltire un po'? Sì, infoltire un po' i capelli. Va bene? Poi ascolta, la foto mia, quella della prova 12, mi piaceva il sorriso, era molto naturale. Che dici, lo infiliamo nella foto 15 e magari mi chiudi quella fessurina che ho fra gli incisivi? Sì, però lasciandomi il busto della prova 1. Sì, ma dovresti allargarmi un po' le spalle, lì, infatti mi sembro rachitico. Va bene? Sì, il discorso è che la prova 1 è quasi sempre la meglio, quella più naturale, certo. Senti, abbiamo fatto 30, facciamo 31, visto che ci sei, Marco. Ascolta, gli occhi dovresti farmeli un po' più azzurri, più da gatto. Una via di mezzo tra Pitt e Scamarcio. Facciamo così, ti mando una foto che ho fatto quest'estate in barca a Capri, così capisci la tonalità che ho in mente, d'accordo? Sì, questo è tutto, senza che me le rimandi, tanto al giorno d'oggi con questi computer è un attimo, che ce vo'. Quasi lo stavo facendo da solo, c'è un programmino sul PC che toglie gli occhi rossi, ci mette un secondo. Sì, però ti conosco, magari so che ti offendi, il lavoro è lavoro, va bene? Ciao Marco, un bacino. Ecco, insomma, questa è un'altra caricatura ovviamente di una telefonata di un regista che dice che il manifesto è approvato, però poi ti fa fare 2000 modifiche, fotomontaggi di teste dentro corpi, labbra di una fotografia, orecchie di un'altra fotografia, e questo è un aspetto, diciamo, anche divertente del lavoro, però come dicevo bisogna essere anche abbastanza ferrati in psicologia. Acab l'avete visto, il film lo conoscete, insomma sapete di cosa stiamo parlando più o meno. Qui abbiamo avuto delle foto di scena, gli attori sono molto conosciuti, però sono attori che hanno un elmetto, un casco che
che sono poliziotti, tra l'altro poliziotti bastardi, quindi era difficile utilizzare le immagini degli attori per fare un manifesto classico con le facce degli attori, nonostante appunto fossero abbastanza conosciuti. Allora abbiamo provato a fare un manifesto non tanto del film ACAB, ma come se dovessimo fare un manifesto del campionato mondiale del poliziotto bastardo, come se fosse una manifestazione, un evento, senza ovviamente rischiare che questo potesse in qualche modo non farlo sembrare più un film, perché quando uno vede un'immagine per strada deve capire immediatamente che è un film. Abbiamo scelto di riprodurre, visto che nelle foto di scena non ce l'avevamo, il gesto violento di un celerino, e quindi abbiamo preso un ragazzo e gli abbiamo chiesto di fare delle foto per andarci poi a prendere l'ombra sul muro, un'ombra che potesse essere effettivamente un gesto forte, abbastanza violento, e poi rielaborarlo per metterlo appunto, per impaginarlo poi sempre dentro quello che è il formato di un manifesto, con il titolo, gli attori. I test che si fanno prima di mandare in stampa un manifesto sono importantissimi. Sarebbe curioso confrontare, sono dei manifesti bellissimi, ma in strada non si vedono, sono soldi sprecati a volte. E un altro particolare, ogni tanto noi ci divertiamo senza nessun limite, diciamo, creativo, a mischiare le immagini che ci piacciono tanto, cioè quelle che magari produciamo noi con i manifesti o le foto degli attori, e mischiarle poi con quelli che sono, come dicevo all'inizio di questa chiacchierata, i nostri esempi fondamentali, no? E spesso troviamo anche che ci sono delle similitudini, no? E quindi questo celerino ci è piaciuto immaginarlo alla maniera di Rotella, con degli strappi, come se avessimo strappato manifesti per strada, avessimo trovato a ritroso negli anni altri manifesti cinematografici fatti da Caravaggio, Leonardo, Michelangelo. E questo è tutto, e quindi vi ho voluto in qualche modo rapidamente incuriosire su quello che è la professione di chi fa un manifesto per un film. E avete visto che potrebbe essere semplice, perché si parla di un'immagine sola, che può essere poi declinata in tanti formati e anche su tanti mezzi, perché non parliamo solo di carta, ma parliamo di tutta la rete che diffonde l'immagine che si assegna a un manifesto. Però avete visto quanto può essere complesso e articolato, e come può venire fuori a volte anche con lavori lunghi, anche di un mese, anche di più a volte, di un mese di lavorazione.